La storia della pasta, cioè nei tempi antichi, era una necessità per le famiglie. Adesso dobbiamo dire che è diventato un lusso perché nessuno lo fa più, no? E questo diventa il piatto della domenica, quando poi nei tempi antichi era il piatto di ogni giorno. E i contadini, no? Coltivavano il grano, avevano tutto in casa. Ecco, adesso quale signorina si mette a fare la pasta? Rendo l'idea. E gli ingredienti per fare la pasta fatta in casa sono il grano da cui ricaviamo la farina e acqua. Per fare la pasta mettiamo la farina al centro, formiamo la fontana e versiamo l'acqua. E così si procede fino a che abbiamo l'impasto. Dopo l'impasto c'è la lavorazione. Sì. Sì, si lavora dopo, ma ancora dobbiamo far diventare la farina, no? Per farla diventare bella liscia si scana. Per poi fare il tipo di pasta che vogliamo. Adesso procediamo a fare lasagne ritorte. Tagliamo per fare le sagne di torta. Orecchiette Michelucci, che è anche il nostro piatto tipico. Questi sono i Michelucci, accompagnati dalle orecchiette. Si prende il pezzo di pasta, lo si fa girare sul coltello, poi con il pollice si fa il cappellino. Vabbè, io sono mancina. Ecco. Quindi se tu lo prendi con questa mano, comunque il procedimento è sempre lo stesso. Però si gira così sul pollice, tu lo prendi con l'altra mano, va bene lo stesso. Quest'altro tipo di pasta invece si chiamano cavatelli, che si fanno in questo modo. Sono, diciamo, un'orecchietta non girata.
linea di massima mi occupo della pasta fatta in casa, sì. Dai miei nonni, poi dalla mamma, io ero piccolina, già a 5 anni facevo la pasta. Ho portato avanti, diciamo, questa tradizione, sì. E poi insegna ai suoi figli? Eh beh sì, anche le mie figlie sanno fare la pasta.